In agricoltura ogni lavorazione ha dei periodi ben precisi nel corso dell'anno che le caratterizzano. Allo stesso modo, per quanto riguarda la viticoltura piemontese, c'è Anteprima Vendemmia, un appuntamento che a fine novembre vuol presentare la situazione dei vini piemontesi e dell'annata appena trascorsa. Giulio Porcio, presidente Vignaioli Piemontesi, intanto voi raggruppate la gran parte del mondo cooperativo, del mondo che lavora nelle vigne. Chi rappresentate e quanti sono? Noi rappresentiamo praticamente la totalità delle cooperative, ne abbiamo 46 su 48 presenti in Piemonte e circa 8.000 aziende agricole tra associate cooperative e singoli produttori. Adesso allora parliamo di Anteprima Vendemmia, com'è stata questa annata che tutti quanti giudicavano disastrosa, poi invece perlomeno per qualche vino non lo è stata? Io farei una battuta, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Allora, abbiamo parlato sicuramente di un'annata che non era eccellente nel mese di luglio-agosto perché pioveva, come abbiamo visto, ha piovuto luglio 12 giorni su 30, e però il settembre caldo, ventoso, ci ha regalato veramente un'ottima vendemmia, soprattutto i vini rossi un po' più tardivi, quindi sono riusciti a sfruttare il caldo di delle prime tre settimane di settembre. Ecco, in particolare quali sono quelli che sono andati meglio e quelli che sono andati purtroppo per loro peggio, fra virgolette? Ma allora, c'è un'annata molto abbastanza eterogenea come qualità. Le due stelle, noi diamo le stelle, che all'uva naturalmente, noi parliamo di uva, sono i nebbioli del Roero delle Langhe e il Rouché di Castagnolo Monferrato, che hanno avuto le 4 stelle. Poi la Barbera 3 stelle. Per i bianchi sono quelli che purtroppo, avendo maturazione anticipata rispetto ai rossi, non sono riusciti a sfruttare il caldo delle prime settimane, non l'hanno sfruttato meno il caldo delle prime settimane estive. Andrea Ferrero, vicepresidente di Piemonte Land of Perfection. Intanto, che cosa vuol dire e qual è lo scopo di questa associazione? Beh, Piemonte Land of Perfection ha scopi esclusivamente promozionali. Al proprio interno vi risiedono membri di Piemonte Land, ci sono i principali consorzi di tutela piemontesi, le più importanti associazioni di vignaioli. Quindi lo scopo di Piemonte Land, che ricordo è nato nel 2011, è quello di costituire una cabina di regia in concertazione con la Regione Piemonte per utilizzare i fondi pubblici, limitandone gli ulteriori sprechi, però cercando di concentrare veramente l'attività di promozione del Piemonte e di tutte le sue denominazioni. Il risultato, la risposta dei mercati stranieri per i vini italiani e piemontesi, in questo caso in particolare? Beh, il mercato estero sta dando grossissime soddisfazioni ai nostri produttori. Ripeto, sappiamo benissimo, hanno presentato anche i dati oggi i tecnici della Vignaioli in occasione di Anteprima Vendemmia. I vini piemontesi per la maggior parte vengono consumati all'estero. Parliamo di Barolo Barbaresco, ci avviciniamo oramai a quote che superano il 70-75% di export, e fa anche sorridere il fatto che alcuni dicono che la restante parte viene consumata in Italia, ma da stranieri.